Il calcio come esempio per le giovani generazioni, al di là degli episodi di violenza che si vedono purtroppo periodicamente negli stadi italiani. I tifosi del Salerno Club 2010, accogliendo l'invito del direttore della sala stampa vaticana, il salernitano Scelzo, hanno deciso di iniziare la giornata di festeggiamenti per la promozione in B della squadra granata con una celebrazione per ricordare i tanti migranti che perdono la vita a mare. Una vera e propria processione che è partita dalle banchine del Molo Masuccio Salernitano per dirigersi a Piazza Cavour e depositare una corona di fiori. A salire sulla storica imbarcazione Orca di Saverio Testa, l'arcivescovo Monsignor Luigi Moretti e il sindaco facente funzioni Vincenzo Napoli. Calcio non è soltanto violenza. Sì, poi credo anche per noi qui a Salerno, perché noi siamo sul mare, abbiamo fatto esperienza e facciamo esperienza di accoglienza, quindi questo fenomeno non solo lo vediamo in televisione, ma lo viviamo e credo sempre di più saremo coinvolti e responsabilizzati. Quindi farci carico di questo è un segno di civiltà, insomma. Un messaggio di speranza oltre. Speranza, speranza, speriamo che i problemi si risolvano. Nello stesso tempo, la responsabilità nostra è fare quello che è nelle nostre possibilità ogni giorno e nel momento in cui l'esigenza si presenta. Nello stesso tempo ricordiamo la tragedia di tanta gente, sia nella preghiera, sia con questo segno che vogliamo porre. Messaggio che il calcio non è soltanto violenza, come purtroppo si vede spesso sui campi d'Italia, ma anche qualcos'altro. Assolutamente sì. Credo oltretutto che la nostra tifoseria ha dato segni di grande compostezza e quindi con l'esempio probabilmente si arriva molto più direttamente che con le chiacchiere al perseguimento di obiettivi di civiltà. Noi ci auguriamo e siamo certi che da questo punto di vista i nostri tifosi sapranno essere anche luce di civiltà e di comportamento sportivo nella prossima stagione calcistica. Ne sono certo e auguro alla Salernitana il successo che merita. A rappresentare la Salernitana è il team manager Salvatore Avallone. Beh, stamattina siamo qui appunto per ricordare i migranti, quindi sembrava doveroso che ci fosse anche la Salernitana, e quindi dopo appunto la festa c'è da fare anche cose importanti come appunto questa di stamattina. Le squadre di calcio, insomma, possono mobilitarsi e possono lanciare messaggi anche in tal senso, non dobbiamo solo associarle, come spesso accade in Italia, con gli incidenti oppure con i problemi che ci sono sugli stadi. No, ma soprattutto siccome il calcio è un veicolo importante e c'è una visibilità, un'ottima visibilità, quindi mi sembra anche doveroso che ci facciamo portavoce di cose molto più importanti della vita sociale.